Live, avete capito qual è Mykolaiv sulla mappa? È quella vicino proprio alla Mykolaiv. Allora, qui stanno bombardando in questo momento. È arrivato l'allarme antibombe, antiaereo, e stanno tirando. Quindi la situazione è questa qui. Siamo, non ci sono rifugi qua come si possono immaginare. Cioè, qui ci sono dei sotterranei sotto le scuole, sono già strapieni. Quindi noi siamo, come ci hanno consigliato, nei corridoi di casa. Che dicono che è il scusami Roberto, ma avete provato a accedere ai corridoi umanitari? Ti facciamo vedere sempre la cartina, fatemi ma non ci sono, esistono corridoi umanitari, non c'è niente. Cioè, oggi doveva esserci un cessate al fuoco, ma solamente per due città che erano assediate. Ma qui continuano a tirare. Cioè, da Mykolaiv, voi avete provato a muovervi, vi dovete dov'è Mykolaiv? No, è sotto allora, Zaporizia. Noi dovevamo partire esatto. Questa mattina. È al sud, tra Kherson e Odessa. Esatto, tra Kherson e Odessa. Ed è vicino a questa centrale nucleare, peraltro, che vogliono, i russi vogliono prendere, che è la seconda centrale più grande dopo Zaporizia, però è molto vicino alla Moldavia. Avete provato ad arrivare in Moldavia, Roberto? In Moldavia non fanno più entrare. Almeno dalle notizie che noi abbiamo, tutti quelli che partono qui da Mykolaiv e tornano indietro. Ah, ecco. Quindi voi siete comunque in trappola. Siamo come dei topolini che non riusciamo a scappare. Questa è una follia. E torniamo però al ragionamento di Crosetto, no? È tutta questa striscia di terra che per i russi diventa essenziale. Peraltro dove ci sono due grandissime centrali che quindi attraverso il controllo delle quali, al di là della possibilità di incidenti, di tutto il pericolo ovviamente che rappresentano per il mondo intero, c'è proprio un tema di tenere in pugno l'Ucraina, ovviamente, tenendo in pugno le centrali. Generale Battisti, ci aiuta a capire cosa sta accadendo?